Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo ancora una volta di Spider-Man No Way Home, visto che me lo richiedete in tantissimi sia su Instagram che anche qui su YouTube, e ho deciso quindi di tenervi un po' aggiornati su quel che sta succedendo in questi ultimi giorni, dopo l'uscita di questo trailer il 24 agosto qui da noi in Italia. Come primissima cosa vi ringrazio tantissimo per il risultato di questo video che se non avete visto vi invito a vedere, e vi ricordo che comunque ho fatto già altri video su Spider-Man No Way Home, compresa la reaction al trailer alle 3 di notte. Tutti questi video li trovate ovviamente sul canale, quindi se siete interessati potete dare un'occhiata. Prima di iniziare a parlare delle ultime notizie riguardo questo prossimo film in uscita il 17 dicembre, vi ricordo, in tutti i cinema, solamente al cinema, e speriamo non venga rimandato, invito tutti a seguirmi sui miei social, link in descrizione. In descrizione trovate anche il link di Pumpling, il sito con cui collaboro ormai da più di 2 anni, dove troverete t-shirt, felpe, calze, scarpe, poster, da pochissimo zaini e tazze, tutto a tema nerd. Ovviamente c'è anche qualcosina a tema Spider-Man. Se siete interessati a qualche prodotto di Pumpling, vi informo che esiste un codice personalizzato, il pensiero 4, che vi dà la possibilità di avere un paio di calze gratuite, quindi un regalo del sito. Il mio codice è inoltre compatibile con il 100% delle promozioni presenti su Pumpling, quindi anche la 4x40, che vi dà la possibilità di avere 4 t-shirt a soli 10 euro l'una. Anche t-shirt che solitamente costerebbero, non so, 17 euro? Tutte a 10 euro. E con la 4x40 si attiva la spedizione gratuita. Quindi cosa aspettate? Link di Pumpling in descrizione. Ma di cosa parleremo in questo video? Vorrei parlare di alcuni rumor riguardo la trama del film. Secondo me queste voci si avvicinano molto a quel che vedremo in No Way Home, ma ovviamente essendo sempre rumor prendete quello che vi dico con le pinze. Il film si chiama appunto Spider-Man No Way Home. In italiano quindi Spider-Man non c'è modo di tornare a casa, una cosa del genere. E secondo questi rumor si dovrebbe chiamare in questo modo proprio perché nel film vedremo Peter Parker e Doctor Strange che viaggeranno negli altri universi. Quindi non vedremo i personaggi degli altri film, compresi i villain che abbiamo già visto anche nel trailer, e possibilmente gli Spider-Man di cui ho parlato negli altri video, non sono loro che vanno a finire appunto nel mondo che abbiamo conosciuto finora nel Marvel Cinematic Universe, ma è Peter, assieme a Strange probabilmente, che va nel loro mondo, che come ricorda anche la serie What If, potrebbero variare solamente per una piccola azione. Infatti, in fin dei conti, i villain che si vedono nel trailer di Spider-Man No Way Home non sembrano così simili agli altri che abbiamo visto nella trilogia di Raimi e nei 2 film di Webb. Abbiamo un Doc Ock molto differente, sarà forse per la CGI, ma a me sembra diverso. Abbiamo un Electro che rilascia delle saette gialle al posto di blu, e alcuni rumor che sembrano abbastanza credibili confermano che il Green Goblin sì, sarà ancora interpretato da Willem Dafoe, ma avrà un costume differente, che si rifarà più ai fumetti, quindi viola e verde. Quindi, come ho già detto anche in altri video, è probabile che quelle siano delle varianti di quei villain. Ed è anche probabile che in qualche universo ci sia un Doctor Strange cattivo da qualche parte. Magari quello che vediamo nella scena del treno, anzi dei treni. A me non sembra che stia cercando di aiutare Peter in quella scena, sembra proprio che stia cercando di combatterlo. Ed il costume sembra anche di una colorazione differente. Ma appunto, se in questo film Peter e Strange andranno a finire in dimensioni parallele alla loro, per rimediare al problema che spero non combinerà Peter. Perché per quanto mi riguarda non è un buonissimo modo per iniziare la trama. Dal trailer sembra che il film punterà a formare i Sinistri 6, solo che ne abbiamo visti solamente 5 e 2 di questi non sono nemmeno confermati al 100%. Per ora quelli che abbiamo visto, ricapitolando, sono Dr. Octopus, Green Goblin ed Electro. Poi gli altri 2 non confermati ancora al 100% sono Sandman, che potrebbe trattarsi semplicemente di una bufera di sabbia smossa dalle tempeste, e Lizard, che secondo molti fan è comparso in pochissimi frame nel trailer. In tutto questo manca appunto il sesto sinistro. E ho detto tante volte che per me potrebbe anche trattarsi o del ritorno dell'Avvoltoio, quindi di Adrian Toomes, oppure chi lo sa, di Mysterio. Ma sono arrivate delle foto molto interessanti dal set di Spider-Man No Way Home, almeno quello che sembra essere il set del film. Questa è la foto incriminata. Vi ricorda qualcosa? Probabilmente no, se non avete mai visto la serie Daredevil. Infatti questa struttura è molto simile alla casa di Kingpin, interpretato da Vincent D'Onofrio. E se fosse lui il sesto di questo gruppo? Penso che punteranno ai Sinistri 6 interdimensionali, quindi membri da più universi. Ma se appunto Kingpin fosse lo stesso di Daredevil della serie Netflix? Anche perché, come ho già detto in un altro video, sembra che il personaggio con la camicia bianca che si vede a inizio trailer sia proprio Matt Murdock. Lo hanno detto dei leaker molto credibili, ma ovviamente è sempre una
notizia da prendere con le pinze. Parlando di altro, ma non abbandonando mai l'argomento Sinistri 6, nel trailer vediamo Dr. Octopus dire un ciao Peter, cosa che era già stata leakata giorni prima l'uscita del trailer e che appunto si è rivelata essere vera. Molti stanno dicendo sui social che questo ciao Peter possa essere in realtà indirizzato allo Spider-Man di Tobey Maguire, anche perché il Dr. Octopus di Alfred Molina non dovrebbe conoscere lo Spider-Man di Tom Holland. Ma questo non possiamo realmente saperlo, visto che potrebbe tranquillamente trattarsi di una variante, quella del Dr. Octopus. C'è di mezzo il montaggio ovviamente in questo trailer ed è per questo che spero che non sia Peter a combinare il guaio. Ed è comunque probabile che non sia un ciao Peter riferito a Tom Holland. Ma credo non sia così tanto probabile invece che questo è un deepfake, perché gira anche questo rumor sui social. Quello in realtà è Tobey Maguire e gli hanno solo cambiato il volto. Guardate il vestito, è palesemente lo stesso che indossa in Spider-Man 3 con lo scontro con Harry. Primo, perché dovrebbe indossare lo stesso vestito? Secondo, sì, il trailer potrebbe essere ritoccato, ma perché dovrebbe indossare l'Iron Spider? E poi si vede anche dal corpo che comunque quello è Tom Holland, non è per niente Tobey Maguire. Ma anche questo in realtà non posso escluderlo perché non posso saperlo. Quindi non prendete assolutamente né per vere né per false le mie affermazioni in questo video. Però teneteli in conto fino magari al prossimo trailer. Ho già detto che questo trailer molto probabilmente sia stato ritoccato un bel po', anche perché credo che in una delle scene che abbiamo visto in questi 2 minuti e 55 ci siano gli Spider-Man di Maguire e Garfield. Ho visto anche un fanmade molto carino e soprattutto molto realistico in cui ci sono gli altri due Spider-Man accanto allo Spider-Man di Tom Holland nella scena in cui quest'ultimo aziona l'Iron Spider. E mi è sorto appunto questo dubbio. Quella scena nel trailer sembra molto spoglia. Potrebbe anche essere che ci siano gli altri due Spider-Man di contorno, cancellati in post ovviamente per non fare spoiler. Ma di una cosa sono abbastanza sicuro. Nel secondo trailer, che potrebbe arrivare anche a fine ottobre, inizio novembre, che più che secondo trailer sarà proprio il primo trailer ufficiale di Spider-Man No Way Home, perché questo è stato un teaser, anche se di 2 minuti e 55, in quel trailer avremo la conferma che gli Spider-Man ci saranno. Anche perché alcuni leak che vi ho fatto vedere negli altri video sono stati magicamente cancellati per copyright da parte di Sony. Sia quelli che facevano vedere Tobey Maguire ed Andrew Garfield nella stessa inquadratura, che per ovvi motivi non vi farò vedere più, andate a vedere gli altri video per vederli, sia quelli in cui c'era la conferma che Willem Dafoe tornerà come Green Goblin. E infatti c'erano tre foto dei villain, una di Dr. Octopus senza CGI, una di Electro con un giubbino giallo, ovviamente interpretato da Jamie Foxx senza CGI, e una della conferma di Willem Dafoe nel ruolo di forse Green Goblin, che potrebbe anche avere il costume di cui vi ho parlato prima. Ma ragazzi, il video di oggi finisce qui. Fatemi sapere con un commento qui sotto se credete a qualcosa oppure no. Fatemi sapere anche i vostri pronostici sul sesto villain dei Sinistri 6, sempre se ci saranno i Sinistri 6. E niente, vi ringrazio per la visione. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude.